Buonasera a tutti ragazzi, finita la partita Cosenza-Pisa e abbiamo perso l'uomo e abbiamo perso, diciamo, nel recupero. Va bene, io stasera la faccio corta perché al di là che sono amareggiato, ma analizziamo subito la gara. Allora, un primo tempo, Pisa è sceso in campo con la mentalità sbagliata e l'approccio sbagliato a questa partita. È una formazione che non ha riscontrato quelle che sono state poi diciamo la contropartita del Cosenza. Comunque un primo tempo veramente pieno di errori da parte di Gucker, di Benedetti, veramente. Stasera Gucker ha sbagliato tanto e io non capisco il perché. Comunque niente, poi nel secondo tempo abbiamo visto poi dopo. Vedremo che il mister lo sostituirà. E niente, Cosenza ha due azioni. E niente, al 28esimo, Casasola per Carretta, Carretta lasciato solo in sacca, Gori incolpevole su questa rete, quindi niente. E ripeto, diciamo che è finita qui, perché poi noi abbiamo perso il controllo del centrocampo, Gucker proprio veramente, passaggi sbagliati, Benedetti, cioè. Quindi niente, si scende negli spogliatoi sull'1-0. Inizia il secondo tempo e subito D'Angelo effettua la sostituzione e mette De Vitis al posto di Benedetti. Sostituzione azzeccata e infatti già da lì si inizia a vedere, insomma, Pisa con questo difensore centrale, come sempre Vitis ragazzi. È in partita e si vede già che cambia, diciamo, l'aspetto tattico della formazione. E poi niente, al 46esimo esce gol di testa e salva. Poi al 61esimo Gucker pasticcia, mamma mia. La dà indietro, cioè, voglio dire, Gucker stasera, cioè io di solito non do voti, 5, ma proprio a voler bene. Mi dispiace perché, insomma, poi, insomma, io sono obiettivo, voi lo sapete, quando c'è da dire come le cose sono andate così. Gucker ha veramente giocato male, una pessima partita, Benedetti infatti è stato sostituito perché, va bene, andiamo avanti. E al 61esimo Sodimo, Sodimo per Pisano e Birindelli per Mani. Ragazzi, si vede proprio il cambio totale della spinta in avanti. Sulla destra, bravissimo Birindelli. Poi al 69esimo sostituzione, entra Moscardelli e Fabbro. E anche qui niente da dire, purtroppo Vido non c'è, che si è fatto male, insomma, nella rifinitura. E Masucci non era ancora in condizione di poter giocare e quindi ha fatto entrare Moscardelli e poi si Fabbro. Fabbro oggi, ragazzi, anche Fabbro, niente, oggi proprio non è mai entrato in partita, sì, un po' di passaggi, ma niente di più. E niente, al 76esimo esce Gucker finalmente. Io dico finalmente perché, voi lo sapete, io sono sempre stato un grande sostenitore di Gucker perché, insomma, però stasera non era la sua serata. Ha tirato tre punizioni, tutta la sua terra, cioè, lasciamo perdere. Entra Pompetti al suo posto. È stato, diciamo così, la prima partita per lui. I professionisti, vabbè, al 77esimo Birindelli vola sulla destra, l'assist per Moscardelli, fa Moscardelli velo, De Vitis dietro e in sacca, una bellissima rete di De Vitis, insomma, di questi tre. Anche tra l'altro la palla del, diciamo, dell'assist che Birindelli ha fatto gli è arrivata da Sodimo, quindi Sodimo, Birindelli, cross al centro, velo di Moscardelli e De Vitis in sacca al 77esimo. Quindi, come avete visto, tutti i giocatori entrati
in sostituzione di Ant in secondo tempo. Poi una punizione all'80esimo, al limite non c'era niente, ma l'arbitro al solito, sì, punizione al limite, vabbè, meno male che non ha dato rigore. Va bene, all'83esimo entra Asensio, poi vabbè, Schaudone la traversa al 91esimo, anche lì insomma Cosenza è stato bravo, tirato, preso la traversa e niente. Quindi entra Asensio e niente, al 93esimo segna su forse Risi, un attimo, ho sbagliato se non mi sbaglio. Era tenuto da Lisi e poi niente, io per questa partita la chiuderei qua. Ecco, il Pisa si meritava perché nel secondo tempo ha veramente, diciamo, non dico dominato, ma ha tenuto bene il campo. Secondo me si meritava un pareggio. Comunque, onore al vincitore. Quello che non mi è piaciuto di Asencio ai microfoni da Zon ha detto che i 6 mesi a Pisa sono stati più brutti. E poi ha avuto insulti e aggressioni. A me non risulta che Asensio abbia avuto insulti e aggressioni. Mai sentita una cosa del genere. Io, cioè, voglio dire, boh, non lo so. E poi sono stati 6 mesi più brutti. Bene, sono stati 6 mesi più brutti, sono stati 6 mesi. Hai preso lo stipendio dal Pisa, perché Pisa, la società del Pisa ti ha sempre pagato, anche quando non andavi ad allenamenti, perché più delle volte non andavi ad allenamenti. Comunque, ma cosa volete, aspettare da questo? C'è poco da aspettarsi da questo individuo privo di tutto. Nel senso, dovrebbe solo ringraziare che è stato pagato anche quando non andava manco a allenarsi. Comunque, va bene così. Vai, stai a Cosenza che hai trovato la tua piazza. Vai, vai a Asencio, stai a Cosenza, vai. E mi dispiace per gli amici spagnoli perché, cioè, sono tutti veramente bravissimi ragazzi, questo proprio, questo individuo, guarda, meglio perderlo che trovarlo. E va bene, niente, Cosenza per noi ragazzi, la bestia nera, va bene, è andata così. Alla fine io guardavo, insomma, poi hanno perso tutti fuori dell'Empoli, siamo a 50, l'ottavo posto per i playoff è a 51, quindi abbiamo un punto. Cioè, nel senso, non è ancora compromesso niente perché abbiamo 2 partite, quindi abbiamo l'Ascoli e poi dovremo andare a giocarcela col Frosinone. Col Frosinone secondo me ce la giocheremo per quanto riguarda i playoff. Per quanto riguarda i playoff, per quanto riguarda la salvezza, oggi è matematica, perché alla fine, in fondo, ora c'è proprio la matematica certezza di esserci, insomma, salvati. Quindi l'importante era quello, io l'ho sempre detto e lo ribadisco, l'importante è la salvezza. La salvezza si è raggiunta, ma io già da il discorso era raggiunta, c'era soltanto il discorso della matematica, ma la matematica lo sapete, no? Quindi oggi proprio abbiamo anche la matematica certezza che non tocchiamo più i playout, quindi siamo tranquilli, siamo a posto. La squadra, ripeto, oggi è scesa in campo con la mentalità sbagliata, non erano concentrati su quello che dovevano fare, mentre il Cosenza è stato concentrato, volevano i 3 punti per la salvezza, cioè, o comunque per sperare nella salvezza, perché sono sempre terzi ultimi, quindi insomma ci hanno ancora da trottare, perché non è che dici, dai, ci siamo salvi. Io guardavo ancora, insomma, prima di dire, insomma, siamo salvi, insomma, ce n'hanno da fare di strada, insomma, ecco, si devono concatenare, insomma, dei risultati, delle partite. Ora, voglio dire, devono giocare ancora 2 partite, quindi, cioè, voglio dire, vabbè, nel senso, io mi auguro, l'ultima è con la Juve Stabia, quindi uno scontro diretto, e la prossima è con l'Empoli. Voglio dire, non lo so, se poi, nel senso, se l'Empoli perde, così, anzi, noi vinciamo con l'Ascoli, a questo punto per noi va anche bene, perché allora siamo, diciamo, noi andremo a 53 e l'Empoli rimarrebbe a 51, ma sono tutti calcoli e discorsi. Allora, per essere certi e sicuri dei playoff, ragazzi, dobbiamo aspettare lunedì.
lunedì sera, a quel punto siamo, non dico che avremo la certezza, ma vincendo con l'Ascoli a quel punto. E abbiamo l'ultima partita in casa, quindi insomma con l'Ascoli giocheremo in casa. Va bene ragazzi, io mi fermerei qua. Che dire? Niente. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Vi rimando a Instagram dove c'è Pisa Sporting Club SP, andate a dare un'occhiata su Instagram che sono i forti sostenitori dei nostri colori, della nostra città e della nostra società. E poi vi ricordo Tifo Pisa dove troverete tutti i gadget della nostra società. Bene, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è il pulsante iscriviti. E niente, come dico sempre, il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene. Grazie a tutti, ci vediamo lunedì.